Andiamo in Basilicata, San Severino Lucano, in provincia di Potenza, dove si è svolta la sesta edizione di CineBio, il festival dedicato al cinema e alla gastronomia in compagnia di attori, registi, eccetera. Cinecibo, sì. Che però è per te, perché tu tra cinema e cibo navighi bene. Allora, valorizzare ovviamente la tradizione non gastronomica italiana, anche servendosi del grande schermo, una cosa curiosa, vediamo che cosa ci racconta Margherita Basso, sempre con Lucia Pappalardo alla regia. Uno dei vincitori di Cinecibo 2017, Stefano Fresi. Tu, diciamo, sei anche abbastanza legato alla Basilicata, perché uno degli ultimi film a cui hai partecipato è stato girato proprio qui in Basilicata. Questa terra produce cose meravigliose, cibo, paesaggi, che attori strepitosi. Papaleo è il più conosciuto di tutti, ma c'è Giuseppe Aragone, che è un attore eccezionale di cui sentiremo parlare, che è proprio della Basilicata. Cinecibo non è solamente cinema e cibo, ma è anche giornalismo. Valentina Bisti e Gioacchino Monsignore si sono sfidati a colpi di padelle. Piatto ispirato a un film, I soliti ignoti, la famosa pasta e ceci che noi abbiamo rivisitato. Mi piace questa commissione tra il cinema, il cibo e il territorio. Gioacchino, una sconfitta ma con stile. Siamo ispirati al mitico Un'americana a Roma di Alberto Sordi. Questo maccherone non era all'altezza del grande Alberto. Alessandro Siani, ma è vero che in ogni tuo film c'è una scena con il cibo? La scrivo proprio con una mia volontà, come se fosse una mia firma, ma lo faccio proprio per un motivo proprio principale, perché sono seduto e perché mangio. Stavo in un ristorante e chiesi uno spaghetto ai frutti di mare, ma il frutto non c'era. Chiamai il cameriere e disse: cameriere, guarda che questa bombola il frutto non c'è. Disse lui: vabbè, ma che significa? Quello si dice per dire. Tu mica se chiami la torta della nonna. Ci sono tantissimi film che comunque hanno tracciato una linea fondamentale tra la risata e il cibo. Mi viene in mente Miseria e nobiltà di Totò, quando sale sulla tavola, quella scena meravigliosa con gli spaghetti. Il cibo è un elemento anche di gioia, di felicità, e anche il cinema deve esserlo.